Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Spinogli of the Dragon. Allora, partiamo subito con Velocimandia. E poi nel prossimo video ci facciamo l'ultimo. È spettacolare il doppiaggio di Spax in questo trilogio. Allora, uomo, va bene? Sì, lo so. Attenzione, massima concentrazione. Ce la facciamo? Andiamo, gli ultimi due. Dai, preso. Gavin. Voglio fare la sfida ai biplani. Capito, no? Ok. Ragazzi, siamo all'ultimo. Ultimo gira, se tutto va bene. Vinciamo la gara. Se tutto va male, ragazzi, non so che da fare, eccolo qua. Sì, io li prendo tutti. Porca troia, questi mi dicono pure di... Vabbè, facciamo finta che prendiamo tutto.
È difficile, eh? È un po' difficile. Anche perché i comandi, ragazzi, purtroppo non sono fatti bene. È che là, vedi? Vedi che non sono fatti assolutamente bene? Dove cazzo stiamo qua? Ah, di qua. Stavo per perdere. Olè, visto? I comandi non è che sono fatti proprio perfetti. Ecco, perfetto. Namos, Spaz, Shemp, Dottor Shemp, attenzione. Shemp era uno dei boss del primo Spiro, si chiamava così. Prova a cronometro. Sì, ma io non voglio far così, ma devo andare lì. Guarda, devo andare proprio qui perché c'è Hunter che mi aspetta. Signor Hunter, buongiorno. Vai a casa, eh? Beccami. Spyro, non ci crederai mai! No? Ci sono dischi volanti e mucche spaziali dappertutto! Dobbiamo fermarli prima che rapiscano qualcuno! Va bene! Il jetpack e andrò a far fuori un po' di mucche spaziali! Jetpack, vai! Jetpack. Occhio mucche, sto arrivando! Arriva Hunter! Ce n'è possibile! Questo perché è scriptato, ecco perché non lo pigliamo mai. Ecco perché non lo prendevo mai, perché è scriptato sto stronzo. Finito? Yeah. Abbiamo preso l'ultima un attimo prima che rapisse quest'uomo. Roberto! Ragazzi, voi non capite, non potete immaginare quante bestemmie ho tirato per fare sto cazzo di livello. La prova con cioè la sfida con Hunter, ragazzi, è un buco nel culo. I comandi sono fatti alla cazzo di cane. Alla cazzo di cane. Nell'originale, vi dovrete credere, io lo facevo sempre al primo colpo. Fatta la mia incazzatura finale. E dei voli, perché non è tutti i livelli. I voli. Quando bisogna usare sto cazzo di coso, che io non sono assolutamente abituato, e anche con le frecce i comandi sono fatti con cazzo, io vado in bestia. Un gioco così bello, così caro, che ho sempre amato, ho giocato fino a bucarlo il disco, tutti e tre, mi fanno incazzare in questa maniera perché i comandi sono fatti a cazzo di cane. Eh no. Vabbè ragazzi. Stringiamo perché è tardi, è durato molto questo video, io impazzirò a fare l'editing. Ci vediamo, al prossimo video facciamo Terrazza di Bambù, che è l'ultimo livello, e come già detto nello scorso video, questo livello qui non si può completare al 100% in quanto abbiamo bisogno di Bentley. Sì, Bentley sarebbe lo Yeti, dovrebbe essere, per completare appunto questo livello.
Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.